Il gruppo dirigente della CNA di Scicli ha incontrato i vertici dell'associazione di categoria rappresentata dal presidente territoriale CNA Ragusa Giuseppe Santocono, dal segretario Carmelo Caccavo e dal vicepresidente Francesco Chipinti, presente anche il responsabile organizzativo della CNA di Scicli, Franco Spadaro. C'è una grande preoccupazione nel mondo delle imprese del nostro comune, è stato spiegato, per le notizie che arrivano in merito al mancato finanziamento del lotto autostradale Modica-Scicli. Dopo decenni di attesa c'era la previsione che l'autostrada Siracusa-Gela passasse finalmente per Scicli per continuare poi il suo percorso verso la provincia di Caltanissetta, un vantaggio e un'opportunità enormi per le nostre imprese alle prese quotidianamente con una rete viaria obsoleta che rende difficili gli spostamenti di merci e persone in un territorio che basa la propria economia su una serricoltura di eccellenza e su un incremento turistico che ha portato Scicli ad essere uno dei luoghi più visitati della nostra regione. Le nostre imprese non possono e non vogliono subire passivamente lo scippo di 350 milioni di euro, somme che porteranno ricchezza nel territorio nella fase di costruzione della tratta autostradale a beneficio di imprese e lavoratori e che ci permetteranno finalmente di uscire da una condizione di isolamento che blocca ulteriore crescita e sviluppo. Le rassicurazioni del presidente Santocone e del segretario Caccamo sono giunte in questo senso nello spiegare che la nostra associazione è stata e continua ad essere molto impegnata sulle vicende che riguardano le infrastrutture della nostra provincia. Guarda con molta attenzione all'iniziativa intrapresa dal sindaco di Scicli Mario Marino e allo stesso tempo in calendario incontri, oltre che con il commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con tutti i sindaci della provincia Iblea, perché ritiene il completamento della Siracusa-Gela un'opera strategica per lo sviluppo del nostro territorio.